Buonasera, cari amici e clienti, benvenuti al consueto incontro che il nostro studio organizza i giovedì sera, ogni 14 giorni, il nostro consueto appuntamento, quattro chiacchiere con l'avvocato. Io sono l'avvocato Massimo Dragone dello studio legale Dragone Avvocati Associati e oggi, questa sera, sono qui con noi l'avvocatessa Barbara Cestaro, esperta in materia di diritto di famiglia, e l'avvocatessa Marta Manzoni. Buonasera. Bene, un avviso a tutti, l'incontro sarà registrato, poi ovviamente come di consueto verrà inserito nel nostro apposito canale YouTube e nel nostro sito. Per chi ha domande può farle nella chat apposita, cercheremo di rispondere a tutti ove possibile. Questa sera tratteremo un argomento molto interessante, molto d'attualità, diciamo, separazione e divorzio. Entriamo subito nel vivo. Chiediamo all'avvocato Barbara Cestaro se ci fa due parole e ci spiega cosa sono separazione e divorzio e quali sono le differenze. Benissimo. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per la vostra partecipazione. Allora, comincerei dicendo innanzitutto che quando ci si sposa lo si fa normalmente con la convinzione e l'intento che sia per sempre, però capita e anche assai spesso che sopravvengano delle problematiche, sopravvengano delle così, incompatibilità con il proprio partner, oppure altre situazioni come infedeltà o anche cose più gravi come possono essere violenze domestiche o maltrattamenti, situazioni insomma che rendono inevitabile separarsi. Allora va detto subito che nel nostro ordinamento ci sono due fasi che portano al venir meno del vincolo matrimoniale e sono appunto la prima, la separazione, che non porta alla cessazione del vincolo matrimoniale, ma a un, diciamo, al venir meno di alcuni dei doveri che derivano dal matrimonio, ed in particolare viene meno il dovere, l'obbligo della coabitazione e della fedeltà, però il vincolo è ancora in essere. Ci vuole invece una successiva fase, quindi un successivo pronunciamento, che è quello del divorzio, per arrivare appunto alla vera e propria cessazione del vincolo. E quindi ecco, nel divorzio infatti si definisce tecnicamente scioglimento del matrimonio quando il matrimonio è stato un matrimonio civile e si definisce invece cessazione degli effetti civili del matrimonio quando si è trattato di un matrimonio cosiddetto concordatario, cioè celebrato in chiesa, quindi un matrimonio religioso, ma trascritto anche agli effetti civili. Bene, quindi separazione e divorzio. Prima c'è la separazione e poi eventualmente il divorzio. Quali sono le tempistiche? Ecco, su questo va detto che fino a qualche anno fa ci volevano ben 3 anni di separazione per poter chiedere il divorzio e quindi fare un divorzio. Invece dalla legge del 2015, cosiddetta legge sul divorzio breve, questi tempi si sono molto accorciati. Infatti sono sufficienti 6 mesi di separazione per poter fare un divorzio se la separazione è stata consensuale, e ci vuole invece 1 anno di separazione per poter chiedere il divorzio se la separazione è stata giudiziale. Da ricordare anche un elemento che mi sembra importante evidenziare, cioè in regime di separazione i coniugi sono ancora eredi l'uno dell'altro. Invece una volta venuto meno il vincolo matrimoniale con il divorzio cessano anche i diritti successori, quindi i due coniugi non sono più eredi l'uno dell'altro. Bene, iniziamo allora parlando di separazione. Qual è il procedimento per separarsi?
Ecco, allora, va detto che è importante quando si prende la decisione, quando un coniuge o entrambi, insomma, decidono di volersi separare, è importante fare i passi giusti, soprattutto i primi passi, perché si tratta di una situazione non facile da gestire inizialmente, soprattutto sia dal punto di vista personale, emotivo, ma soprattutto anche legale. Quindi la prima cosa da fare è verificare se c'è la possibilità di un consenso tra i coniugi, di un accordo sulle condizioni di separazione, in modo da poter fare una separazione consensuale. Questa è senz'altro la via preferibile, più auspicabile, perché naturalmente consente di separarsi in tempi più brevi, molto più brevi, consente quindi di risparmiare anche denaro e energie, riduce ovviamente moltissimo la conflittualità e anche lascia molte maggiori libertà ai coniugi nella regolamentazione della loro separazione rispetto a quanto invece non accada in una separazione giudiziale. Allora, se i coniugi riescono a trovare un accordo e quindi a fare una separazione consensuale, ci sono tre modalità. Allora, possono sicuramente depositare un ricorso per separazione al tribunale del luogo di residenza comune e quindi sarà un ricorso dove appunto vengono riportate tutte le condizioni che sono state da loro concordate. Ci sono ovviamente una serie di indicazioni, documentazioni che la legge prevede. Il tribunale fisserà un'udienza alla quale i coniugi dovranno comparire, anche se va anche detto che in questo periodo di Covid le separazioni consensuali in realtà vengono fatte, diciamo, in forma scritta e non serve più la comparizione personale, questo però in questo momento, diciamo, di emergenza sanitaria. Al tribunale, all'udienza, il coniuge, il giudice fa quello che si chiama il tentativo di conciliazione, che se ha esito negativo, poi porta diciamo, alla omologa della separazione consensuale. Quindi il tribunale, se verifica che l'accordo tra i coniugi è conforme alla legge, rispetta soprattutto l'interesse dei figli, se ci sono figli minori, omologa la separazione, quindi diciamo in un'unica udienza, che per l'appunto, come dicevo, ultimamente nemmeno si tiene, lo si fa in forma scritta, si conclude il procedimento di separazione consensuale. Va detto che in questo tipo di procedimento i coniugi possono essere assistiti o ciascuno da un proprio avvocato oppure da un unico avvocato per entrambi. Astrattamente è anche possibile non essere assistiti da un avvocato. Però, ecco, molti tribunali in realtà richiedono comunque l'assistenza tecnica dell'avvocato, proprio perché si tratta di una materia delicata e perché le decisioni prese in sede di separazione possono avere e hanno, insomma, conseguenze importanti che si protraggono nel tempo. E a questo proposito è bene ricordare che eventuali errori fatti, diciamo, in questa fase nella separazione, perché magari fatti così sull'onda dell'emotività o della rabbia o con decisioni poco ponderate, rischiano di comportare, insomma, dei problemi, delle conseguenze negli anni successivi, perché ricordiamo che le condizioni di separazione non possono essere modificate successivamente solo per un ripensamento, ma c'è bisogno di una serie di presupposti, ecco, per modificare gli accordi. E quindi ecco perché, insomma, un'assistenza tecnica, quantomeno una consulenza, è importante. Esiste anche da qualche anno a questa parte, dal 2014, la possibilità di fare una separazione consensuale senza ricorrere al tribunale. Ed è attraverso la negoziazione assistita, si chiama. In questo caso, i coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, potranno appunto redigere un accordo di separazione con le condizioni che avranno concordato e stipulato. Gli avvocati lo trasmetteranno alla Procura della Repubblica, che verifica la regolarità diciamo, dell'accordo formale e se ci sono figli minori.
minori verifica anche che questo accordo risponda al loro interesse e in tal caso lo autorizza. E a questo punto saranno gli stessi avvocati a trasmettere l'accordo all'ufficio dello Stato civile per le annotazioni di competenza. E quindi in questo caso, senza dover essere passati dal tribunale, se non in questa maniera molto così, diciamo, indiretta, attraverso una comunicazione che viene fatta dagli avvocati, si ottiene un accordo di separazione che ha lo stesso effetto di una sentenza di separazione, insomma di un accordo di separazione omologato. Infine, le parti potrebbero anche andare, diciamo, fare una separazione consensuale al comune di residenza o dove hanno celebrato il matrimonio, però diciamo questa modalità è consentita solo in casi limitati, perché non ci devono essere figli minori. Con questa modalità non è possibile fare alcun tipo di trasferimento patrimoniale, né di beni mobili, macchine, automobili, insomma, o immobili. E in ogni caso, come si diceva prima, ecco, in questo caso i coniugi possono non essere assistiti dall'avvocato e quindi possono andare da soli, ma per i motivi che ho evidenziato prima, ribadisco che insomma è sempre opportuna una consulenza legale. Molto esaustivo, grazie Barbara, ci hai fatto un'ampia panoramica anche di tutte queste forme, anche introdotte da poco tempo dalla nostra nuova normativa. Beh, adesso volevo fare una domanda alla nostra giovane relatrice, Marta Manzoni, giovane ma molto molto brava anche lei. Allora, chiediamo a Marta, qual è l'oggetto dell'accordo tra i coniugi, o meglio, quali sono gli aspetti principali di questo accordo, ecco, se ce lo spieghi. Sì, allora, gli aspetti principali che vengono affrontati dai coniugi in sede di separazione consensuale, che quindi costituiscono l'oggetto dell'accordo di cui parlava prima Barbara, riguardano l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento del coniuge e dei figli, e l'affidamento dei figli. Nel prosieguo, insomma, dell'incontro andremo ad approfondire singolarmente ogni singolo aspetto. Bene, quindi se i coniugi non trovano un accordo si procede con la separazione giudiziale, in buona sostanza. E come funziona questo procedimento? Ecco, se ci spieghi un po'. Allora, la separazione giudiziale è il procedimento che è promosso da uno dei coniugi quando questi non trovano un accordo per separarsi consensualmente, oppure quando l'altro coniuge non intende separarsi. Questo procedimento si intraprende quando, quindi, come dicevamo prima, si verificano dei fatti anche indipendenti dalla volontà delle parti che rendono intollerabile la convivenza oppure recano pregiudizio all'educazione dei figli. Esemplificando, potremmo dire che questo avviene quando uno o entrambi i coniugi hanno tenuto dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ad esempio il dovere di fedeltà, oppure quando è semplicemente venuto a mancare il legame affettivo tra i due. Da un punto di vista procedimentale, la domanda appunto si propone con un ricorso al tribunale ed è finalizzato ad ottenere una sentenza di separazione. In questa procedura i coniugi vengono sentiti dal giudice, che tenterà di conciliarli e prenderà poi le decisioni urgenti per regolare in via provvisoria i rapporti tra i coniugi e tra questi e i figli. Ad esempio, il giudice deciderà presso quale genitore staranno prevalentemente i figli, oppure quantificherà l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, quindi l'assegno che un coniuge dovrà versare poi all'altro. Presi questi primi provvedimenti, il giudizio poi proseguirà per affrontare in modo più approfondito tutte le altre questioni. Sì, evidenziamo che oggetto del giudizio di separazione possono essere solo le questioni riguardanti l'assegnazione a casa coniugale, il mantenimento del coniuge e dei figli e l'affidamento dei figli, e non anche ulteriori e diversi aspetti che invece possono essere oggetto dell'accordo tra i coniugi in sede di separazione consensuale. Ad esempio, in sede di separazione consensuale, i coniugi possono stabilire i criteri e le modalità per la divisione dei beni comuni oppure concordare anche il trasferimento di beni mobili o immobili.
Visto appunto che abbiamo parlato di beni comuni, ricordiamo che il regime patrimoniale del matrimonio è quello della comunione legale dei beni, salvo che non vi sia una diversa volontà espressa dai coniugi. Bene, grazie, molto bene. Torniamo a Barbara, con cui analizziamo qualche aspetto più specifico della separazione. In particolare, come vengono regolate le questioni dell'affidamento dei figli e l'assegnazione della casa coniugale? Allora, la legge, in particolare dalla legge del 2013, con la riforma della filiazione, prevede che preferibilmente siano i figli minori, siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Questo non significa che i genitori hanno il diritto di tenere i figli per pari tempo, significa che i genitori esercitano paritariamente ed entrambi la potestà genitoriale, che adesso la legge definisce responsabilità genitoriale. Quindi, diciamo, in questo caso i genitori entrambi dovranno di comune accordo adottare le decisioni che riguardano i figli, soprattutto quelle di maggiore interesse, per esempio riguardanti la salute, l'istruzione, la scelta della residenza e così via. Ecco, quindi anche in caso di affidamento congiunto, la residenza dei figli sarà presso uno dei due genitori e molto spesso avviene anche che magari i figli stiano per un tempo maggiore, leggermente maggiore o considerevolmente maggiore presso un genitore che si definisce collocatario, ma ovviamente devono essere garantiti e tutelati adeguati tempi anche presso l'altro genitore, quindi si regolamenteranno appunto i tempi, quindi fine settimana, le vacanze, i tempi infrasettimanali e così via. Invece, solo in ipotesi molto particolari, può essere stabilito l'affidamento esclusivo. E questo può avvenire solo con un provvedimento motivato del giudice, laddove il giudice ritenga che l'affidamento anche all'altro coniuge possa essere contrario all'interesse del minore. Questo magari avviene per situazioni molto gravi, molto particolari, come ad esempio se ci sono state violenze fisico-psicologiche di un genitore a danno del figlio o dei figli. E molto spesso, se deve essere presa una decisione di questo tipo da parte del giudice, avviene nell'ambito di una separazione giudiziale e magari a seguito normalmente di una consulenza tecnica d'ufficio. Nel senso che il giudice in questi casi, per valutare quale sia, diciamo, la migliore soluzione, si affida a un tecnico, quindi ad esempio uno psicologo dell'età evolutiva che magari coinvolge, che quindi incontra i genitori, sente i figli, magari coinvolge anche altre figure come ad esempio i servizi sociali e quindi insomma sono di solito percorsi anche piuttosto complessi e lunghi. In caso di affidamento esclusivo sarà il genitore affidatario ad esercitare in via esclusiva appunto la responsabilità genitoriale, l'altro genitore che comunque, al quale comunque devono essere normalmente insomma garantiti tempi per stare con i figli. Questo genitore non affidatario, dicevo, ha comunque il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione dei figli e laddove ritenga che qualcosa non sia fatto correttamente può ricorrere al giudice. Ecco, per quanto riguarda la casa coniugale, appunto la legge prevede che per l'assegnazione della casa coniugale si tenga anche in questo caso conto prioritariamente dell'interesse dei figli, quindi anche in questo caso è l'interesse dei figli che governa questo tipo di decisione. E quindi la casa coniugale, anche se è di proprietà dell'altro coniuge o di entrambi o anche in locazione, per esempio, di norma viene assegnata al coniuge con il quale i figli risiedono, insomma il coniuge, come dicevamo prima, collocatario. Quindi da non confondere la proprietà della casa, che ovviamente rimane in capo al coniuge o ai coniugi che ne sono appunto titolari, con l'assegnazione,
che invece appunto viene decisa in funzione dei figli. Ecco. L'eventuale assegnazione a un coniuge della casa coniugale può cessare se quel coniuge cessi di abitarvi o conviva stabilmente con un'altra persona o contragga un nuovo matrimonio. E infine, ecco, volevo ricordare che in caso di cambio di residenza, quando ci sono figli minori, ciascuno è tenuto a informare l'altro coniuge proprio del cambio di residenza per ovvi motivi, insomma, proprio perché i figli devono poter stare con l'uno o con l'altro ed entrambi devono essere informati di decisioni rilevanti come questa. Molto bene, quindi insomma ci hai spiegato molto bene e puntualmente tutta la questione dell'affidamento e della casa coniugale, affidamento figli e casa coniugale. Un'altra questione che spesso viene affrontata in questi giudizi sia di separazione che di divorzio, e lo chiedo a Marta, è la questione del mantenimento dei figli ed eventualmente dell'altro coniuge. Come viene regolata questa questione, Marta? Sì, partiamo dal mantenimento del coniuge. Allora, come abbiamo detto prima, la separazione non fa venir meno il vincolo di coniugio, quindi i coniugi, anche se sono se separati, sono pur sempre marito e moglie. E quindi permane il dovere di assistenza materiale che discende dal matrimonio. La legge però prevede che il coniuge debole abbia diritto a ricevere dall'altro quanto è necessario per il suo mantenimento, quando questi non abbia adeguati redditi propri. La valutazione dell'adeguatezza dei redditi viene fatta tenendo conto di diversi parametri. Ricordiamo la durata del matrimonio, potremmo quindi dire in via generale che minore è la durata del matrimonio, più basso è l'importo dell'assegno che può essere riconosciuto. Si dovrà poi tener conto delle possibilità lavorative del coniuge richiedente, quindi il giudice verificherà se il coniuge richiedente ha la possibilità di trovare un impiego, un lavoro, in considerazione della sua qualifica professionale, dell'esperienza professionale maturata e anche del contesto in cui vive. Si dovrà poi tener conto dei redditi e del patrimonio dei coniugi. Verrà quindi ricostruita la situazione economica e patrimoniale dei coniugi, considerando l'esistenza di conti correnti, di investimenti, di polizze, ovviamente di redditi da lavoro o anche di redditi da altro tipo, e si dovrà poi tener conto del coniuge al quale viene assegnata la casa coniugale. E infine si terrà conto delle spese, cioè delle spese sostenute dalla coppia durante la convivenza. Quindi spese per i figli, ma anche le spese per il pagamento del mutuo o dei canoni di locazione, spese per gli oneri condominiali. In merito al mantenimento dei figli, allora, innanzitutto ricordiamo che i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli. Il contributo di mantenimento dei figli può essere concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale oppure fissato dal giudice in sede di separazione giudiziale. In ogni caso, il mantenimento viene versato dal genitore obbligato all'altro genitore, quello con cui quindi il figlio sta prevalentemente, e viene versato sotto forma di un assegno mensile. Questo assegno mensile copre quelle che sono le cosiddette spese ordinarie per i figli, quindi l'abbigliamento, le spese per le visite di controllo, i libri per la scuola. Non rientrano invece le cosiddette spese straordinarie, ossia quegli esborsi che fanno fronte a degli eventi eccezionali imprevedibili nella vita dei figli, ad esempio le spese per delle lezioni private, per dei viaggi di studio o per degli interventi odontoiatrici. Generalmente queste spese vengono suddivise al 50% tra i coniugi oppure, secondo una diversa ripartizione concordata appunto, tra i coniugi o decisa dal giudice. Ovviamente non esiste una tabella che indichi in modo preciso se una determinata spesa può dirsi ordinaria o straordinaria. Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, si è diffusa la prassi, di fare riferimento a dei protocolli nei quali vi è una suddivisione tra le spese ordinarie e tra quelle straordinarie, e tra queste ultime, tra quelle che ai fini di essere rimborsate al genitore che le ha sostenute, richiedono il preventivo accordo tra i genitori e le altre che invece non lo richiedono.
Per quanto riguarda poi la quantificazione dell'assegno, la legge prevede che, salvo appunto diverso accordo tra i coniugi, ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Quindi questo assegno verrà quantificato tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, da quelle che sono le risorse economiche di entrambi i genitori, ma anche di quella che è la rilevanza economica di tutte le attività che un genitore quotidianamente svolge in favore dei figli. Sulla base della nostra esperienza, possiamo dire che generalmente l'assegno di mantenimento per i figli non viene quantificato in una somma inferiore ai 300 euro per ciascun figlio. Un punto particolare riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni, in quanto l'obbligo dei genitori di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiorità dei figli. E questo obbligo, infatti, rimane fino a quando i figli non abbiano raggiunto una autosufficienza economica. Questo non significa che i figli maggiorenni abbiano diritto al mantenimento senza limiti di tempo. Infatti, appunto, si ritiene che questo obbligo di mantenimento sussista nel caso in cui i figli non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica senza però loro colpa. Per il riconoscimento del diritto all'assegno si considererà quindi la condizione economica dei figli maggiorenni, la loro età, l'esperienza professionale, tecnica maturata e anche l'impegno che hanno speso nel loro percorso di studi e nella ricerca del lavoro. Va detto che recentemente la giurisprudenza ha valorizzato molto il principio dell'autoresponsabilità dei figli, che quindi è il principio che impone ai giovani di, una volta terminati gli studi, di attivarsi per, trovare un autonomo sostentamento, anche se questo non risponde alle loro, aspirazioni. E quindi, di fatto stringendo un po' le maglie per il riconoscimento del diritto alla, contribuzione. Un'altra questione che ci viene spesso sottoposta proprio in relazione al mantenimento dei figli maggiorenni riguarda la possibilità per il genitore di corrispondere direttamente al figlio maggiorenne l'assegno di mantenimento, anziché versarlo all'altro coniuge che convive col figlio. Allora, la legge prevede che questo possa avvenire solo quando il figlio maggiorenne abbia richiesto in prima persona questo pagamento diretto. E conclusivamente, appunto, evidenziamo che il semplice accordo di versare direttamente il contributo al figlio, accordo intervenuto ad esempio tra padre e figlio o anche tra i genitori, non ha effetti e quindi non è sufficiente a superare la precedente sentenza del giudice. Quindi il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, può essere frutto solamente di un provvedimento del giudice. Bene, molto, molto puntuale, molto profonda questa analisi, devo dire la verità, veramente brava. Un'altra questione che spesso viene affrontata nei tribunali, spesso ma non sempre, qualche volta, l'addebito della separazione. Barbara, in cosa consiste l'addebito della separazione? Allora, l'addebito della separazione è sostanzialmente la responsabilità per il fallimento del matrimonio. Un tempo si definiva la separazione per colpa, insomma, adesso nell'attuale terminologia legale è l'addebito. Allora, innanzitutto va detto che una pronuncia di addebito della separazione ad un coniuge può derivare solo da un provvedimento del giudice nell'ambito quindi di una separazione giudiziale e non consensuale. E può derivare diciamo, dall'accertamento di una condotta, di un comportamento da parte di un coniuge contraria ai doveri derivanti dal matrimonio. Allora, tipicamente, cioè le ipotesi più frequenti in cui si vede chiesto e eventualmente pronunciato l'addebito è quello delle infedeltà, quindi della violazione dell'obbligo di fedeltà.
E va però ricordato che non un'infedeltà, quindi una relazione extraconiugale di per se stessa può essere causa di addebito, ma occorre che quella relazione extraconiugale intrattenuta da un coniuge sia stata la causa della crisi coniugale. Ed inoltre, insomma, deve trattarsi di una relazione intrattenuta in maniera lesiva dell'onore, della dignità dell'altro coniuge. Mentre, appunto, se emerge la prova in giudizio che la crisi coniugale era preesistente alla relazione extraconiugale, l'addebito non verrà pronunciato. Ecco, va detto che la pronuncia di addebito, laddove vi sia, ha due conseguenze anche importanti, che sono, allora, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento, anche laddove magari ce ne fossero i presupposti, però l'addebito fa venir meno questo diritto. E inoltre il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione perde i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge. Quindi una relazione potrebbe essere fonte di addebito a certe condizioni, ma una relazione virtuale su un social network può essere causa di addebito della separazione? Questo è un tema interessante perché diciamo, l'utilizzo sempre più diffuso dei social network diciamo, ha fatto sì che anche i tribunali, anche la Cassazione si siano in questi anni interessati di vicende di questo tipo. Allora, le sentenze, nella maggior parte dei casi che si sono occupate di questo tema, hanno stabilito un principio, cioè che non solo una relazione extraconiugale in senso stretto può essere causa di addebito, ma anche una relazione diciamo via internet o dei comportamenti comunque via internet, tutte le volte in cui diciamo la relazione via internet abbia sconfinato i limiti della chiamiamola amicizia virtuale per diventare comunque una relazione sentimentale a tutti gli effetti. E in ogni caso, diciamo, sono stati ritenuti rilevanti dai giudici in varie pronunce ai fini dell'addebito, anche proprio, diciamo, no, non solo le relazioni extraconiugali in senso stretto, ma anche comportamenti univocamente indirizzati in questo senso, tenuti appunto attraverso l'attività sui social, nella misura in cui sono stati ritenuti lesivi dell'onore e della dignità dell'altro coniuge. Per esempio, ecco, un caso, diciamo, anche recente di un tribunale, del Tribunale di Palmi del 2021, per esempio, in questa pronuncia il giudice addirittura ha valorizzato ai fini dell'addebito il fatto che il marito in quel caso si fosse nel proprio profilo Facebook, definito single. E anche con l'annotazione mi piacciono le donne, come si vede su Facebook, e questo in un momento in cui diciamo, c'era ancora la coesione familiare, la coesione coniugale, o avrebbe dovuto esserci, evidentemente. In sostanza, il giudice ha ritenuto che, pur non essendovi la prova di una relazione extraconiugale, però ha ritenuto che comunque questo atteggiamento tenuto dal coniuge fosse lesivo della dignità del partner perché si rappresentava e si palesava a terzi estranei un modo di essere, uno stato d'animo comunque incompatibile con un leale rapporto matrimoniale, proprio perché appunto nelle sentenze dei giudici si è diciamo, ormai consolidato questo principio per il quale l'obbligo di fedeltà non è solo diciamo, astensione da relazioni extraconiugali, ma anche diciamo, un obbligo di non ledere, di non violare la reciproca fiducia e la reciproca dedizione all'altro coniuge, sia fisica che sentimentale.
Ecco, naturalmente anche in questo caso vale la regola per la quale se viene invece dimostrato in causa che queste relazioni via internet, questi comportamenti tenuti sui social non sono la causa della crisi coniugale, ma sono una conseguenza e quindi se viene dimostrato che la crisi coniugale era comunque antecedente, non potrà esserci pronuncia di addebito. In buona sostanza, diciamo, bisogna sempre valutare le circostanze caso per caso, e anche bisogna ricordare che queste circostanze non possono essere solo affermate in un processo per dar luogo a una possibile pronuncia di addebito o meno, ma devono anche essere dimostrate. Molto bene. Nel frattempo, grazie della puntuale così, tua esposizione, anche perché questo problema dei social è sempre più diffuso, ovviamente anche nel mondo della famiglia, ma non solo, talvolta coinvolgendo anche aspetti più penalistici. Nel frattempo, lo dico un po' a tutti, sono giunte alcune domande, magari poi tratteremo alla fine qualche specifica questione che ci viene posta. E ringrazio anche già da subito i nostri amici e clienti che partecipano attivamente a questo nostro dibattito. E torniamo a Marta Manzoni per chiederle, quindi tratteremo alla fine. Torniamo a Marta Manzoni. Come ha spiegato l'avvocatessa Barbara Cestaro, separazione e divorzio sono due istituti differenti. Qual è la procedura per ottenere il divorzio? Allora, il divorzio trova la propria disciplina nella legge 898 del 1970 e come ricordava Barbara prima, il divorzio scioglie il rapporto di coniugio e pertanto vengono meno i diritti e doveri dei coniugi discendenti dal matrimonio. Rimangono invece i diritti e doveri dei coniugi genitori in favore dei figli. Analogamente a quanto avviene nella separazione, anche nel divorzio i coniugi possono raggiungere un rapporto sulle questioni relative agli aspetti economici e all'affidamento dei figli. E in questi casi, appunto, si parla di divorzio congiunto. Nel caso in cui invece i coniugi non raggiungono un accordo, la legge prevede un procedimento di divorzio che ricalca quello di separazione giudiziale di cui abbiamo parlato prima. La legge poi prevede due ulteriori procedimenti alternativi per ottenere il divorzio, che sono i medesimi per ottenere la separazione. Faccio quindi riferimento alla procedura di negoziazione assistita e alla procedura innanzi all'ufficiale di stato civile, che sono già stati esaustivamente esposti da Barbara. Bene, e sempre in materia di divorzio, come viene quantificato l'assegno divorzile? Ci sono differenze o comunque analogie e differenze con quello di separazione? Parliamo dell'assegno tra coniugi, ovviamente. Sì, anche in materia di divorzio la legge prevede che un ex coniuge possa essere obbligato a corrispondere all'altro un assegno, per l'appunto l'assegno di divorzio, quando quest'ultimo non abbia i mezzi adeguati per il proprio mantenimento o non possa procurarseli per ragioni oggettive. A partire dal 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta con delle importanti pronunce in materia di assegno di divorzio che hanno determinato il superamento dello storico criterio del tenore di vita dei coniugi come parametro di quantificazione dell'assegno. Viene infatti riconosciuta l'assegno di divorzio una natura mista. Da un lato l'assegno assolve a una funzione assistenziale che guarda quindi se il richiedente, come dicevamo prima, ha i mezzi adeguati per il proprio mantenimento o se può o non può procurarseli. Dall'altro lato, l'assegno svolge una funzione compensativa e riequilibratrice, in quanto tiene conto anche dell'apporto fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla conseguente formazione del patrimonio comune della famiglia e a quello personale dell'ex coniuge, avendo comunque riguardo della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Questa impostazione consente quindi di valorizzare le scelte fatte dai coniugi nel corso della vita matrimoniale, scelte che quindi dovranno essere prese in considerazione per ristabilire una situazione di equilibrio che con il divorzio è venuta a mancare.
Ad esempio, si dovrà tener conto del fatto che un coniuge abbia rinunciato alla carriera professionale o a delle occasioni di crescita professionale per prendersi cura dei figli, oppure del fatto che un coniuge non abbia potuto svolgere una stabile attività lavorativa perché seguiva l'altro coniuge nei suoi trasferimenti, nei frequenti trasferimenti che appunto l'occupazione di quest'ultimo richiedeva. Solo sulla base di tutti questi elementi si potrà stabilire se il coniuge richiedente avrà o meno diritto a percepire l'assegno di divorzio e a quanto ammonterà questa contribuzione. Sì, benissimo. Ma cos'è quando talvolta viene fatto anche questa contribuzione con un assegno, una tantum? Ecco, in cosa consiste? Sì, il pagamento dell'assegno infatti può essere corrisposto con cadenza periodica oppure in un'unica soluzione, cosiddetto assegno una tantum. Questo però è possibile solo quando vi è l'accordo dei coniugi. Il principale effetto dell'assegno una tantum è quello di definire una volta per tutte i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. E ne consegue quindi che il versamento dell'una tantum esclude che successivamente il beneficiario possa chiedere la revisione dell'assegno o avanzare altre pretese di natura economica. Meritano infine un breve accenno agli effetti dell'assegno una tantum sul diritto dell'ex coniuge a percepire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto. Infatti la giurisprudenza ha ritenuto che la pensione di reversibilità non spetti all'ex coniuge che abbia percepito l'assegno di divorzio una tantum, in ragione del fatto che, come dicevamo, il versamento dell'una tantum è satisfattiva di qualsiasi obbligo di sostentamento a favore del beneficiario. D'accordo, bene. Torniamo a Barbara. Nel caso in cui, allora, quando c'è una condizione di separazione che possono essere consensuali o giudiziali con una sentenza oppure con un accordo, o condizioni di divorzio con una sentenza, sono immodificabili o nel tempo, se cambiano le cose, possono essere modificate e come? Barbara. Sì, allora, in materia di famiglia, appunto, c'è una regola particolare rispetto alle altre materie, perché diciamo normalmente quando c'è un provvedimento che definisce una controversia, che sia una sentenza, un accordo, diciamo la sentenza in particolar modo ha un carattere di definitività. Invece in materia di famiglia, le condizioni di separazione e di divorzio possono invece anche essere modificate su richiesta di uno o di entrambi i coniugi. Però, come accennavo prima, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio non può, diciamo, derivare semplicemente da un ripensamento, dal fatto che si è cambiato idea su qualcosa, ci si è magari pentiti o. Ma diciamo occorrono determinati presupposti, in particolare occorre che siano intervenute delle nuove circostanze rispetto a quando si sono adottati quegli accordi o a quando è stato stabilito il provvedimento, che abbiano modificato in modo diciamo significativo e anche tendenzialmente stabile e duraturo gli assetti e le condizioni dei coniugi. Per esempio, se sono cambiate significativamente le condizioni economiche, magari perché uno dei coniugi ha perso il lavoro e magari per ragioni di salute non può trovarne un altro o altre situazioni o viceversa, magari un incremento reddituale significativo perché un coniuge ha cambiato lavoro, sempre che ci sia anche qui una, diciamo, una possibile evoluzione lavorativa in questo senso che fosse, diciamo, già anche prevedibile prima in base, diciamo, alle qualifiche, alla situazione professionale di quel coniuge. Quindi ecco, sì, è possibile modificare, ma con questi presupposti. Anche in questo caso i coniugi possono essere d'accordo nella modifica e quindi anche in tal caso potranno fare un ricorso congiunto al tribunale, analogamente a quanto si fa per la separazione o anche per il divorzio,
Potranno utilizzare degli strumenti senza ricorrere al tribunale, come la negoziazione assistita di cui parlavo prima, quindi attraverso un accordo con l'assistenza dei rispettivi avvocati, o anche qui, diciamo, attraverso un accordo da sottoscrivere davanti all'ufficiale dello stato civile, al comune, ma sempre con quei limiti piuttosto stringenti di cui parlavo prima. Viceversa, se non c'è l'accordo tra i coniugi, e quindi se la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio viene chiesta da un coniuge senza l'assenso dell'altro, si dovrà fare un ricorso al tribunale, e il tribunale appunto sentirà i coniugi, se lo riterrà acquisirà dei mezzi di prova, sentirà delle testimonianze, verificherà la documentazione e alla fine, con un provvedimento, accoglierà in tutto o in parte la richiesta oppure la rigetterà. Grazie. Marta, il coniuge tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento, sei inadempiente verso i figli o verso l'altro coniuge? Che si può fare? Allora, la legge prevede delle conseguenze sia a livello civilistico che a livello penale, nel caso dell'inadempimento di cui parlavi. Infatti, la legge prevede che su richiesta dell'avente diritto il giudice possa ordinare ai terzi che sono tenuti a corrispondere delle somme al coniuge inadempiente di versare direttamente parte di queste somme al coniuge creditore. E sempre su richiesta di parte, il giudice può anche disporre il sequestro di parte di beni del coniuge obbligato. Sul piano pratico, ciò significa che il beneficiario potrà chiedere che il coniuge ordini il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro al coniuge inadempiente direttamente al coniuge creditore. Accanto a questi due strumenti, pensati appositamente come conseguenza del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, ne esiste un altro che si fonda sul provvedimento con il quale il giudice ha stabilito l'obbligo di mantenimento o sull'accordo di separazione omologato. Infatti, il provvedimento e l'accordo omologato costituiscono a tutti gli effetti titolo esecutivo e consentono quindi al beneficiario di agire esecutivamente sui beni del coniuge inadempiente per soddisfare il proprio credito. Come anticipavamo, il mancato pagamento dell'assegno di divorzio può configurare anche una fattispecie di reato. Infatti, secondo l'articolo 570 bis del codice penale, costituisce una violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di versare l'assegno dovuto per il coniuge o per i figli, in caso appunto di separazione o di divorzio. Benissimo, un'ultima domanda e poi chiudiamo anche il nostro dibattito, poi passeremo a una domandina che ci è stata fatta. Allora, quando è che il coniuge può intraprendere una nuova relazione? Allora, anche questo è un tema piuttosto delicato. Allora, essendoci l'obbligo di fedeltà tra i coniugi, una nuova relazione a rigore, diciamo, si può intraprendere senza conseguenze solo quando, diciamo, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, quindi dopo che hanno fatto una separazione consensuale o quando hanno comunque ottenuto dal giudice in una separazione giudiziale quelli che si chiamano i provvedimenti provvisori, con i quali infatti viene anche proprio vengono esplicitamente autorizzati i coniugi a vivere separati. E come abbiamo visto, infatti, una relazione extraconiugale durante il matrimonio, o comunque prima che ci sia una separazione, se ci sono quella serie di presupposti che abbiamo ricordato prima, potrebbe essere fonte di responsabilità per un eventuale addebito. Quindi, anche qui, diciamo, è importante vedere le situazioni caso per caso. Una consulenza legale è sempre opportuna proprio per, diciamo, dare i consigli giusti ed evitare spiacevoli conseguenze poi. Bene, grazie Barbara. Ci dispiace che forse c'è stato qualche piccolo problema di connessione, almeno per quel che mi riguarda. Spero che non ci siano stati dei problemi in generale, però mi sembra che nel complesso c'è stato forse in quest'ultima, nella penultima domanda, forse si è perso qualcosa. Ad ogni buon conto,
Direi che è stato molto esaustivo questo nostro incontro e prima di concluderlo volevo così chiedere a Barbara se, perché tra le varie domande che ci hanno posto ce n'è una che ci sembra anche interessante, anche se anticipo subito che le domande specifiche poi, come sempre per noi avvocati, vanno trattate sulla base di esame di documentazione e di un caso specifico che potrebbe spesso essere compreso, che va compreso in tutta la sua, diciamo, ampiezza. Ora ci viene posto un problema che riguarda, secondo me, la tematica del regime di comunione scelto dai coniugi, che sappiamo che può essere la comunione oppure la separazione dei beni. Ebbene, se prima del divorzio, quindi cioè, diciamo, io quello che capisco dalla domanda è che ci sono due coniugi e uno dei due, poco prima di giungere ad un divorzio che determina lo scioglimento della comunione, ipotizziamo che sia in comunione, per motivi suoi, intesta le proprietà a un altro soggetto, che potrebbe anche essere un prestanome, un parente o qualcuno, una persona di sua fiducia. Ecco, in questo caso l'altro coniuge può vantare dei diritti oppure no? Barbara? Allora, come hai giustamente anticipato, Massimo, io credo che questa domanda meriti sicuramente una valutazione del caso specifico, ecco, perché indubbiamente ogni situazione ha le proprie peculiarità e quindi bisogna andarla ad analizzare in modo complessivo, quindi si rischia altrimenti di dare una risposta che non è esattamente calzante con il caso concreto. A mio avviso bisogna vedere, ecco, allora innanzitutto, come giustamente dicevi, bisogna capire se è già stata, diciamo, formalizzata e conclusa una separazione e quindi è già venuto meno il regime di comunione legale dei beni. Perché diciamo, se così è e questi beni non sono in comunione, è una cosa, se invece sono in comunione, chiaramente è tutta un'altra situazione. Anche ipotizzando così dalla domanda che i beni in questione non siano in comunione, allora. Astrattamente ci potrebbe essere, diciamo, vige un principio di libertà nel disporre delle proprietà, però poi questo va valutato, come dicevo, nel caso concreto, nel senso che se questa operazione viene fatta, diciamo, con lo scopo magari di occultare o comunque, diciamo, dare un'apparenza patrimoniale diversa da quella che si ha, si rischia di vedersi magari non soddisfatti, perché comunque la vendita di un immobile porta anche ad una, diciamo, ad una monetizzazione, e quindi questo comunque viene valutato poi in una successiva fase di divorzio. Inoltre, anche qui, valutando il caso concreto, se la moglie è creditrice del marito, magari in virtù dei rapporti derivanti dal matrimonio, per qualsiasi altro titolo, potrebbe anche essere che quell'atto di vendita apparente, simulata, cioè possa essere messo invece in discussione. Però bisogna verificare appunto esattamente le circostanze in cui è avvenuto questo trasferimento immobiliare, il regime patrimoniale tra i coniugi, e quindi, insomma, per dare una risposta precisa bisognerebbe approfondire un po' di più. Bene, insomma, il consiglio è che forse bisogna stare molto attenti, cercare di conoscere anche quando ci si sposa, tanti tanti aspetti, tra cui il regime di comunione o di separazione che i coniugi intendono adottare, e quindi anche questo chiaramente fa parte dell'informazione che oggi abbiamo cercato di dare.
e che daremo anche prossimamente nelle prossime tematiche. Vedo che ci fanno anche altre domande. A me spiace perché mi sa che il tempo sia a disposizione sia finito, però io sono molto contento che ci sia questo interesse da parte dei nostri amici e così amici e clienti anche o persone interessate anche ad avere un'informazione. E anticipiamo che faremo sicuramente un altro tema in materia di diritto di famiglia anche a breve, anche perché magari scriveteci, adesso vediamo delle domande, oggi non riusciamo a trattarle, ma sicuramente verranno affrontate in un corso di un prossimo incontro. Se poi ce ne fate delle altre, chiaramente ne prenderemo nota e daremo risposta. Un'altra persona, un altro spettatore o frequentatore di questi nostri incontri ci ha chiesto uno specifico in tema, uno specifico diciamo nostro dibattito o mini convegno, mini incontro, quindi quattro chiacchiere anche sul tema della convivenza e quindi tutte le problematiche che nascono dalla convivenza, quindi in assenza di matrimonio, così come questioni diciamo particolari che si pongono direi ormai quotidianamente nel nostro studio e che affronteremo. A breve affronteremo anche il tema delle successioni ereditarie del testamento, che è un tema molto interessante, e quindi vi chiediamo a tutti quanti voi interessati di scriverci, di guardare il nostro sito, perché il nostro prossimo appuntamento sarà sempre di giovedì sera alle 18 con quattro chiacchiere con l'avvocato, fra 14 giorni. Nel nostro sito indicheremo il prossimo tema di incontro e quindi non ci resta che augurarvi a tutti una buona serata. Grazie a tutti e buona serata anche da parte mia.